La cosa bella della competizione elettorale in genere è che i candidati hanno la possibilità di scoprire meglio la nostra regione e di conoscere tantissima gente. Poi in molti casi si saldano rapporti che di conoscenza diventano amicali e si arricchisce il patrimonio personale di ognuno di loro. E anche in televisione, anche chi partecipa nelle trasmissioni che noi abbiamo messo in piedi, abbiamo fatto anche in altre competizioni elettorali. Poi durante l'attesa ci si scambiano alcune, si fanno delle chiacchiere, si parla, e ci si rimane poi in contatto, perché poi la battaglia elettorale è una battaglia tra posizioni diverse, tra idee diverse, tra progetti diversi, ma non è una guerra. Il mio competitor non è un nemico, è un avversario. Quindi questo va sempre sottolineato, altrimenti si passa delle cose che non si trascende alcune volte. E non è questa la politica, perché il messaggio che arriva al telespettatore è il messaggio dell'idea che ognuno dei candidati è, come dire, ha sposato, un progetto che ha sposato, che vuole portare avanti, che tiene, in grande, come dire, è convinto, e allora lo espone in maniera assolutamente democratica, perché questa è la competizione elettorale. È vero? Che dice lei? Verissimo, sono perfettamente d'accordo con lei, soprattutto sulla prima cosa che ha detto. Vale a dire? Che noi candidati in questo momento abbiamo la grande fortuna di conoscere tante persone e visitare luoghi conosciuti, a volte sconosciuti del nostro territorio, che è bellissimo. Io anche per questo ringrazio tantissimo il dottor Tanzi per questa possibilità che mi è stata offerta, Mai perché fatto politica? non attivamente, non ho mai messo la faccia per nessuno, però a fronte di una richiesta proveniente da lui e dal valore della sua persona, è stato per me una sorta di dovere civico È il miglior accettare. progetto possibile? Sicuramente per me è di certo è un programma che è già pronto da mesi, è stato depositato a novembre. Io ci tengo a sottolineare questo, perché a differenza di tanti altri colleghi che hanno dovuto scegliere anche all'ultimo minuto, direi, quale casacca indossare, Parte già con la No, fondo, ma parte questa già con la non è fondo, una sì, fonda, insomma, no? Parte già, tanto per è chiarire. un dato di realtà. Io ho accettato perché ho letto un programma che mi ha emozionata, soprattutto quando ho rivisto degli argomenti a me cari. Io sono un assistente sociale, notare un'attenzione particolare da parte di un professionista lontano dalla mia materia, insomma, è stato per me sicuramente un motivo anche d'orgoglio, Loredana quindi. Pastore, già esperienza come amministratore al Comune di Cosenza, quando occupa il ruolo di assessore, cosa l'ha spinta ad accettare questa sfida, ad abbracciare questo progetto, ad essere protagonista di questa campagna elettorale? Intanto buon pomeriggio a tutti. La spinta è stata proprio questa esperienza da amministratrice comunale. Tu sai che, insomma, la mia entrata in politica è stata assolutamente un caso. Mi sono innamorata di questo lavoro. Io lo dico sempre, sono un'imprenditrice, la maggior parte ormai delle persone che ci ascoltano conoscono la mia storia. Ho lasciato il mio lavoro proprio per dedicarmi alla politica, perché secondo me va fatta in questo modo la politica. Bisogna dedicarsi a tempo pieno, altrimenti non riesci assolutamente a portare avanti nessun tipo di progetto, se non lo fai veramente con passione ed Il entusiasmo. miglior progetto politico possibile?
Sicuramente sì, miglior progetto politico possibile, in quanto comunque la nostra candidata a presidente, che è Iole Santelli, è in politica da tanto, che segue una linea di centrodestra da sempre, da quando ha iniziato, per cui è stato un giusto percorso allinearmi alla candidata a presidente con un progetto politico buono. Giuseppe Iota, l'ultimo dei Moicani, nel senso che è l'ultimo di quelli che è rimasto ancorato, fedele, abbracciato e convintamente, come dire, assertore del fatto che la stagione politica di Oliverio sia stata buona, così? Orgogliosamente, tra l'altro. Io guarda, vedo in questa campagna elettorale una dimensione atipica, perché non sento parlare di ciò che la Calabria è, di ciò che la Calabria dovrebbe essere, ma non per fare solo aria, ma per dire quello che è stato e quello che adesso è la Calabria. Ma io condivido molto l'impostazione che ha dato la candidata della lista Tanzi, Giusi Militano. Giusi, perché c'è un altro problema in Calabria che afferisce rigorosamente alla classe dirigente, che è quella dei tradimenti. Questa è la Calabria dei tradimenti, è la Calabria delle incongruenze, è la Calabria di chi oggi sta con me e domani sta contro di me. E Mario Oliverio, ma devo dire anche nell'altro campo, Mario Ciuto, sono state vittime di questo. Sono state vittime di questo atteggiamento, che non va bene, perché la politica deve essere lealtà e coerenza, ma non fedeltà, perché non si è fedele se non ai santi, ma condividere un percorso significa anche sostenerlo, capirlo, approfondirlo, sviscerarlo. Io sono stato 5 anni in consiglio regionale e conosco le cose che sono state fatte e ne vorrei parlare, però, perché sono convinto che parlarne significa poi scegliere un terreno su cui confrontarsi. Di cosa parliamo altrimenti? È una campagna elettorale sciapa, senza sale, cioè nella quale insomma è una massa informe e indistinta che si parla addosso e che non discute di cosa è stata la Calabria, di cosa è oggi. A me, che ho fatto il sindaco 10 anni, piace sempre fare il com'era e il com'è, capire cos'era il 2014 la Calabria e cos'è oggi nel 2019, ma senza frasi fatte, senza argomenti di parte. Quindi i 5 anni sono stati positivi? Certo, io ne vorrei discutere nel merito. Luigi De Rosa. Però nel merito, non con le frasi fatte. Luigi De Rosa. Buon pomeriggio, direttore, grazie per l'invito. Condivido in pieno quello che ha detto poco fa, ovvero che per un candidato giovane come me, questa, che sono appunto alla prima esperienza, che riguarda una candidatura soprattutto così impegnativa come quella del Consiglio regionale, rappresenta l'occasione, l'opportunità di, in primis, di conoscere nuove persone, nella speranza di poter intrattenere in seguito rapporti amicali e si spera anche duraturi, e in secundis di scoprire le bellezze e le meravigliosità che questa regione offre, perché io credo che la base da cui partire per l'operato politico, rispetto all'operato politico di ciascun candidato e o consigliere regionale, è quello di ricordare con orgoglio che cosa si rappresenta la nostra regione per noi calabresi. Ma è d'accordo con quello che dice Iota? Era giusto un'introduzione. Cioè, rispetto a quello che dice Iota, io posso soltanto dire una cosa. Secondo me non è assolutamente corretto parlare di tradimenti, perché ad oggi, secondo me, che sono figlio di una scuola di partito importante, il primo tradimento non deve essere fatto nei confronti dei partiti, perché la crisi della politica ad oggi è rappresentata dalla crisi dei partiti. Allora, con un contesto di coalizione, io non nascondo che sono stato uno dei primi difensori di Mario Chiuto, dico la verità, me lo ricordo sì, abbiamo fatto una bella trasmissione insieme. Ad oggi però le condizioni di coalizione, rapportate a quelle che sono state le esigenze dei singoli partiti, hanno portato a una candidatura autorevolissima come quella di Iole Santelli, che in questa regione, a mio modesto avviso, garantirà un qualcosa di fondamentale: la legalità.
Secondo, per fare una battuta rispetto all'onorevole Ajeta, perché non possiamo andare d'accordo su tutto ovviamente, visto che comunque difende orgogliosamente l'operato della Giunta Oliverio, posso soltanto accennare per brevi cenni, e spero poi di entrare nel merito, per non rubare tempo agli altri ospiti della trasmissione, che quindi ci conferma nei fatti che la candidatura di Callipo in sostanza è la candidatura di Mario Oliverio. Mario Luca Delle Cave, che ne pensa? Io sono attivista del Movimento 5 Stelle. Uscirà adesso sotto pancia. Dalle sordi, seguo il Movimento da sempre. Ovviamente. Convintamente? Convintamente, assolutamente sì. In tutte le sue fasi, che possono essere a volte di declino, a volte siamo arrivati appunto a toccare il 33% in Italia. Il problema secondo me oggi per quanto riguarda la politica regionale è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti i cittadini. Le colpe per quanto mi riguarda non fanno distinzione tra destra e sinistra, perché ovviamente si è cominciato il declino prima ancora di Scopelliti, quindi parliamo di, adesso non ricordo bene il nome, però da Loiero, Scopelliti, poi Oliverio, ma è sotto gli occhi di tutti, è inutile girarci intorno. Quindi cambiamento, che dici? Io sono convinto e sono fortemente convinto nel programma di Aiello, anche perché ci tengo a sottolineare un punto per me fondamentale. Il programma di Aiello nasce con cittadini comuni che si sono riuniti, attivisti del movimento. Abbiamo pescato anche persone della società civile che, voglio dire, hanno lavorato con noi per fare un programma che potesse, come dire, portare avanti una logica diversa di fare politica, ovvero quello di guardare esclusivamente al bene comune e lavorare per esso. Ci fermiamo qui. Intanto tra un attimo mi raggiunge il collega Massimo Clausi, lo stanno microfonando perché volevo che anche lui facesse un po' di domande ai candidati. Andiamo invece a Io Resto in Calabria, il movimento di Pippo Callipo. Arturo Crispino è un imprenditore? Sì. Per la prima volta si cimenta in politica? Assolutamente sì. E che cosa l'ha convinto? Mi ha convinto innanzitutto i principi e i valori di Pippo Callipo, che non li scopro certamente in campagna elettorale, ma ho avuto modo di, di appurarli da più tempo. Mi spinge il fatto che negli ultimi tempi c'è qualcuno che ha parlato di spazi che si liberano e che devono essere occupati. E procuratore Gratteri. Esattamente. Mi spinge anche il fatto che se c'è la possibilità e se si sente il bisogno di un cambiamento, bisogna metterci anche la faccia. Se c'è la necessità, se uno sente la necessità di farlo, deve trovare anche il coraggio per farlo, per impegnarsi, e perché non basta lamentarsi. Quindi è un dovere l'impegno verso la Calabria e verso i calabresi, per chi può, per chi ne ha la possibilità. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare incessantemente per posizionare la nostra regione su un percorso virtuoso, e quindi appunto ho deciso di abbracciare questo progetto e di stare a fianco di Pippo Callipo in questa avventura. Siamo però molto morbidi, non abbiamo ancora trovato l'elemento, cioè tutti d'accordo, ognuno sulla sua cosa. No, non siamo d'accordo. E come per non niente, siete d'accordo? Ma se state in silenzio. Se permetti, mettiamo un po' di sale in questa discussione. Cioè, allora, guarda. Il punto qual è? È che se si discute e si discute come si sta facendo da un po' di tempo, sembra che qui siamo tutti gli stessi. Non siamo tutti gli stessi. Ma non lo dico nell'accezione negativa, assolutamente no.
lo dico nella accezione più rigorosamente politica, non siamo tutti gli stessi. Sono ecco, d'accordo con lei. Ecco, perfetto, ecco perché io penso. Anch'io. Io penso tutti che, d'accordo con lui, sì. Che non siamo gli stessi, sicuramente. Oh, perfetto. Ora, però, questa. Perché adesso arriva la certo, questa diversità va poi snocciolata, altrimenti parliamo di aria. E qual è questa diversità? La diversità è che intanto c'è chi nasce in una parte politica e ci resta fino alla fine dei suoi giorni. Ma ancora con questo bisogna fatto del cambiare del... Perché cioè... guardate che come dire, questo involgarimento della politica dipende dalla leggerezza e dalla come dire, frivolezza con la quale si cambia partito, parte ragione, politica da un giorno ragione, all'altro. Guardate che questo è dirimente, la Calabria si salva se trova un suo percorso di coerenza. Io sto nella sinistra da quando sono nato, da quando c'era mio padre e mio nonno e ci rimango finché campo, perché le sollecitazioni le abbiamo avute tutti in questi anni e non le abbiamo raccolte. Questo è il punto della discussione. Qua io mi ritrovo a discutere con chi è stato con me fino all'altro giorno in consiglio regionale a sinistra e me lo trovo con, scusatemi, con la mia amica Iole Santelli. Ma di che parliamo? Ma la politica è movimento. Ma non va bene, non va bene. Il movimento è delle idee, non dei calcoli. Non dei calcoli. Quindi io mi permetto di dire che questa, guardi, la lealtà nelle società moderne è diventata la colonna portante dell'ordinamento morale ed etico delle società, soprattutto della società politica. Oggi noi in Calabria siamo tutti. Ma nessuno controbatte a Ieta, scusate. No, io non voglio. È d'accordo con me? Io rispetto alla tutti coerenza. D'accordo, ma io è possibile. Voglio aggiungere una cosa. Vorrei aggiungere. Siamo educati. Ah, no, ci vuole un po' di. No, vorrei aggiungere una cosa. Io credo che l'onorevole Ieta abbia colto al volo l'assist che facevo io rispetto alla crisi dei partiti, che è un dato di fatto. Ad oggi va riconosciuto però che nel panorama politico calabrese la debolezza dei partiti ha fatto sì che alcuni esponenti che si collocavano al centro storicamente secondo un'interpretazione partitica in senso stretto abbiano ritenuto da diverso tempo, questo me ne deve dare atto, certo, di non condividere più l'esperienza governativa di Oliverio. Si sono collocati già in corso della legislatura in altri gruppi e hanno proseguito ad oggi la loro corsa all'interno di una coalizione di centrodestra. Da qui a dire che c'è purtroppo una grandissima leggerezza, ma non solo in consiglio regionale, anche in consiglio comunale, certo, perché i partiti devono svolgere la propria azione politica in maniera seria, formando le persone rispetto ai valori fondanti, perché tu la politica la scegli sulla base, il partito in cui lavorare, lo scegli sulla base della tua ideologia. E là ti vai a confrontare, ideologia, perché in quella maniera bello, hai un modo, no, di vedere le cose, ti proietti verso determinate soluzioni, che poi possono portare anche a diatribe, come qualche volta capita, onorevole Ieta. Ma è importante la discussione su degli schemi precisi, ideologici. Giusi Militano non era d'accordo su quello che dicevate entrambi, non è d'accordo, mi pare, no? No, intanto, scusa, sono diversi. Io sono da 20 anni in Forza Italia, non posso che essere d'accordo con la coerenza. Un messaggio alla regia, appena è pronto, l'avete microfonato a Massimo, fatemelo venire qui, in trasmissione. Sono diversi gli aspetti su cui non sono d'accordo, o perlomeno parzialmente d'accordo. Allora, innanzitutto la crisi dei partiti è vero, è reale. Anche perché abbiamo il dovere di ricordare che il partito più grosso in Calabria è l'astensionismo, con un 57%, e non è poco, è troppo, è veramente tanto. E a mio avviso, se c'è un uomo oggi capace di generare cambiamento, e cambiamento significa discontinuità, perché è inutile continuare a parlare sempre delle stesse cose, di lavorare per slogan. Noi dobbiamo dire che se non diamo un messaggio diverso, soprattutto alla luce dei nerissimi fatti di cronaca che ormai ci coinvolgono quotidianamente e fanno sì che alla fine la Calabria sia sempre l'ultima e trattata male in Italia, all'estero, di noi neanche si parla.
No, si parla, si parla, ma si parla, si parla poco per certi versi, o si parla male, e siamo sempre lì. Ora, il collega dei 5 Stelle non me ne vorrà, io ho apprezzato tanto la presenza dei 5 Stelle negli anni passati, però purtroppo hanno deluso, ma hanno deluso perché siamo passati dal mai con nessuno a prima con la Lega e poi col PD, quindi capirai, ci diamo del tu collega, vero? Assolutamente. Capirai sì. Che questo rischia di far sì. Incrementare quella percentuale no? di non votanti, perché okay. Se qualcuno in precedenza vi ha dato fiducia, adesso un po' di... Finisco il pensiero, perché abbiamo detto che siamo un po' educati oggi, sì, almeno infatti, proviamo. Sì, proviamo. Però non mi piace. Non è che essere, cioè, magari proviamo a finire. Più. No, assolutamente, stiamo cercando, siamo stati bravi a non parlarci sopra finora, quindi magari finisco. Rosso, però non è d'accordo. Non è d'accordo, non adesso. Lui giustamente non può essere d'accordo, però cos'è che mi crea un po' di perplessità, no? Detta male, diciamo, ai 5 Stelle sono stati chiamati tipo dilettanti allo sbaraglio. Okay, no? Basta così, ho capito basta così. Ho capito perfettamente la sua opinione. Innanzitutto volevo un attimino prendere e colgo anche l'occasione che dissento assolutamente da ciò che è stato detto prima dai colleghi, in favore chi è in favore di Oliveria, Aieta e De Rose. Per me la partitocrazia piramidale è fallimentale. Io sono uno di quelle persone che crede fortemente nel post-ideologismo e che non segue più le ideologie politiche, quelle a mio avviso settecentesche, e questo secondo lei è il guaio, per, è il guaio che ci porta per me è importante dalla Lega al mi PD. Mi lasci. No, ma discutiamo, dobbiamo discutere, sennò okay, si addormenta, okay, no? Okay. Allora a me il post ideologico, perché per me è settecentesco e non va più oggi, non rappresenta più l'Italia. Semplicemente perché io sono, come dire, devoto alla politica del fare. Certo. Per me la cosa importante è quella, esistono cose buone e cose sbagliate, ma non esiste, come dire, idee che sono di destra buone, idee che sono di sinistra. Luca, ti devo fermare. La politica del fare, va bene questa parte qui, la politica del fare. Volevo giusto rispondere. Se è possibile, giusto per dirle che lei sa perfettamente che col 33% secondo la legge elettorale che c'era non si poteva governare. Da sempre il movimento in campagna elettorale diceva che qualora avesse avuto un buon risultato sarebbe sceso in campo anche facendo alleanze. Siamo scesi con la Lega, abbiamo raggiunto degli obiettivi che sicuramente sono molto più del programma del movimento. Ti devo fermare, così poi torniamo di nuovo da te. Sì, però ci tengo a finire. Ah, lei. Poi la Lega il 7 luglio, il 7 agosto ha preso le distanze. Non ha preso le distanze, tra un cocktail e l'altro ha deciso di buttare all'aria un governo che comunque stava facendo delle azioni importanti, e abbiamo visto che è stato fatto avanti il PD, abbiamo fatto l'alleanza col PD. Avreste potuto farla già prima, però. Assolutamente. Non avreste perso tempo per fare delle politiche. E forse avrebbero potuto farlo in questo caso anche in Calabria, sarebbe stato molto più. Era l'occasione giusta per farlo. Perché non l'avete fatto in Calabria? Se ben si ricorda, l'alleanza non è stata, come dire, in primo impatto siamo andati a parlare proprio con il PD. Ma Renzi, dalla trasmissione, adesso non ricordo quale,
ha mandato tutta all'area, non, dicendo che non si sarebbe Luca, vabbè, si è adeguato al vostro modo di fare. Luca, rispondi a questa domanda. Luca, ti ha fatto una domanda che sfido. Qual era? La domanda è: come mai in Calabria invece non avete deciso di allearvi con il progetto di Pippo Calli per col PD, visto che a livello nazionale avete seguito questa impostazione? Perché secondo noi la sinistra, o meglio il PD in Calabria, è fallimentare. Ed è stato fallimentare, al contrario di quello che dice... In Calabria? In Calabria. A Roma no? No, anche... A Roma va bene. A Roma, no, ma anche in Calabria, anche perché mi perdoni, è singolare il fatto che un presidente uscente non venga per stare nel governo. A Roma va bene. Generalmente questo accade per scelta personale. Per, noi, per il Movimento 5 Stelle. E non per scelta politica, è stata un'ammissione. Quindi noi siamo contro la partita, siamo nati contro la partitocrazia piramidale e per portare avanti un nuovo progetto, un nuovo modo di fare politica. Al di là di queste considerazioni, però, il rischio è che si avvantaggia la coalizione di centrodestra, quindi il rischio è che si fa vincere l'avversario piuttosto che trovare un accordo e convergere su un progetto che è sostenibile. Noi crediamo fortemente nel progetto che abbiamo portato avanti in maniera autonoma e che stiamo portando avanti. Quello stabilito da Rousseau, non dal filosofo svizzero, dalla piattaforma Rousseau, e capisco la sua provocazione. No, non è provocazione. C'era un vostro candidato che era Pippo Calli, poi su Pippo Calli si poteva convergere. Il problema è che bisogna capire che neanche cos'è la presenza di Pippo Calli. Il problema è che bisogna capire che cos'è la democrazia diretta. Io non comprendo neanche la presenza di Pippo Calli. Qualcuno doveva essere candidato. Oliverio era fuori gioco dal partito. Allora, Oliverio è stato fatto fuori dallo stesso partito, quindi a mio avviso vuol dire... Intanto Oliverio non è stato fatto fuori da nessuno, è ritirato per agevolare un percorso unitario. Io vorrei intervenire su un aspetto che non ha fatto fuori dal partito. No, gliela dico così perché io ho partecipato fino alla fine. Io credo che però rispetto al ragionamento che faceva prima Aieta, che è ovviamente condivisibile, anche se non è un fenomeno che interessa solo la Calabria, ma è un fenomeno che riguarda l'Italia, no? E poi si potrebbe anche in qualche modo risolvere reintroducendo il vincolo di mandato, per esempio. L'osservazione è non tanto il fatto che ci sono alcuni esponenti politici che passano con grande disinvoltura da destra a sinistra e viceversa a secondo da come va il vento, ma più che altro come è possibile che gli elettori riescano a trascinare gli elettori da una parte all'altra con la stessa disinvoltura. È lì la questione, l'interrogativo, è lì che bisognerebbe, come dire, ragionare, no? Allora bisognerebbe capire come si costruisce il consenso elettorale, perché altrimenti è incomprensibile. Se il consenso elettorale si riesce a spostare da destra a sinistra e viceversa in maniera disinvolta, significa che c'è qualcosa che non va. Perché significa che la costruzione del consenso elettorale è viziato. No, è la cosa che stiamo riscontrando di più, credo noi, insomma, che giriamo cercando consensi. C'è intanto questa forte astensione. La gente stanca, dice no, io non vado a votare assolutamente. L'abbiamo visto su 2 milioni di abitanti, le ultime elezioni regionali credo che abbiano votato circa 800.000 persone, insomma. E questa volta stiamo riscontrando questo, poi grosso modo. Dappertutto è così. Lo so, però un'altra cosa è la stanchezza, dicono basta, perché questo fatto di destra, sinistra, scambi eccetera ha toccato questa volta e la gente è stanca. Allora onestamente io dico, lo dice a noi, mai come questa volta invece avete la possibilità di scegliere, perché ci sono visi nuovi, c'è gente che ha fatto, c'è gente che l'ha dimostrato, e adesso con il voto di preferenza voi potete fare la differenza, perché c'è una scelta
non dico della Pastore, ce ne siamo tanti e quindi questa volta i cittadini possono scegliere. Bene. Se ne hanno voglia. Devo mandare la pubblicità. Intanto condivido di salutare i massimi, è arrivato in ritardo oggi. Sì, sono stato impegnato in un'altra trasmissione. Non ho trasmissione mai, io ti non lo tradisco. Tradisci anche tu, tradisci anche lui, un altro traditore. Il primo round l'hai sentito eseguito anche un po' in regia. Sì, abbastanza pare, siamo abbastanza, molto... C'è Aieta che ovviamente sempre cerca giustamente di metterci un po' di pepe. Ma, hai sbagliato per sé, perché non mi pare che in questo consesso ci siano i famosi trasfughi, no? Almeno dei presenti. No, poi ne possiamo parlare, ma in loro assenza Ma possiamo parlare anche delle contraddizioni che sono qui. Ah, bene. Allora questo diventa più interessante. Allora, mandiamo la pubblicità, ci vediamo tra un attimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, ti do, dai, fai il primo giro di domande tu, comincia tu, anche allora, perché c'è questa cosa... No, ma poi c'è incuriosito lui perché ha parlato delle contraddizioni che sono presenti Vogliamo in parlare questa delle contraddizioni che aleggiano in questo studio? Allora, sì. Vai. Allora. Movimento 5 Stelle, Aiello, loro hanno, i due candidati che sono qui, hanno giudizi negativi sulla stagione di Oliverio, mi pare di capire, no? Assolutamente, assolutamente sì. Aiello, candidato presidente del Movimento 5 Stelle, era uno che chiedeva a gran voce di poter dare un contributo nelle giunte di Oliverio. Assolutamente sì. Carlo Tanzi è stato nominato capo della Protezione Civile da Oliverio. Ora, un concorso pubblico. Aveva il curriculum ti prego e in ogni caso guardi, sine qua non per fare politica, l'onestà è una condizione sine qua non per fare politica. Allora molta gente non dovrebbe neanche essere nelle liste oggi, mi perdoni. Mi perdoni una cosa. Ma non lo so, non lo so, non lo so. Prima cosa c'è la presunzione di innocenza, secondo se c'è questa idea da parte degli elettori calabresi basta non votarli. La contraddizione. È la cosa principale. Lo sa bene. Io un ladro non lo voterei mai. Questa è la situazione. Lui dice giustamente, però, lui diceva giustamente, mi perdoni. Le motivazioni che vanno. Assolutamente. Ma io vorrei terminare perché poi l'elenco delle contraddizioni è finito. Voglio fare prima il nostro silenzio non gli piaceva. Adesso vuole terminare. Ma dobbiamo mettere anche un po' di pepe alla trasmissione, sennò poi facciamo annoiare per l'aspettatore. No, io giusto un piccolo inciso, se mi consentite un secondo, perché prima sono stato zitto e buono, una cosa la voglio dire, anche perché sennò poi me la dimentico, perché lo stress della campagna elettorale è tanto. Io condivido con te il fatto che la politica del fare deve fare da padrone, ma allo stesso tempo, ai giorni nostri, la politica deve essere e deve fondarsi su un presupposto imprescindibile, che è quello della chiarezza. Perché ad oggi il Movimento 5 Stelle ha rischiato di non presentare la lista in Calabria, visti i sondaggi così bassi, perché sta passando il messaggio anche nel vostro elettorato, e ve lo do come consiglio da giovane candidato, che purché si governa o con destra o con sinistra, la gente queste cose non le capisce. Perché la Lega non potrà mai essere sulle stesse posizioni del PD, così come il PD non potrà mai essere sulle stesse posizioni della Lega. Ci vuole chiarezza col programma di governo. Possiamo dire agli elettori delusi del Movimento 5 Stelle che per fortuna questa volta ci siamo noi contro. Noi dobbiamo dire agli elettori, dobbiamo chiedere il voto utile. Guarda, oggi siamo ancora, ormai no, a la dieci, prego, il voto utile giorni, non si può sentire. Però io sono educato, però non farmi perdere però né il filo né la pazienza. Voto utile non si può sentire. Scusate, una sola cosa vi devo dire. Non nel si rispetto può fare, non del si può pluralismo fare appello della al democrazia. Voto. Vi prego, Non no, possiamo non fare facciamo appello al voto. Al voto. Però diciamo che la candidatura di Callipo, che oggi è in campo per il centro-sinistra, è una candidatura che in qualche modo raccoglie le istanze
degli elettori del Movimento 5 Stelle e di Carlo Tanzi, di quelli arrabbiati, di quelli... Cioè, Pippo Callipo rappresenta l'imprenditore che ha innovato, l'imprenditore... D'altra parte anche loro avevano individuato lo Pippo Callipo come un possibile candidato. Ma scusate, quindi, l'avete chiamato in causa. Siccome siamo nei sondaggi... diciamo, ci giochiamo la partita, credo che il voto utile, l'ultimo del quotidiano della Calabria, che non tiene conto delle liste, è intelligente, ora potrebbe dare alla Calabria come dire, questo segno di riconoscimento, e cioè la Calabria con Pippo Callipo resta in Calabria e non si fa dettare le carte da Roma, come è avvenuto anche nel campo del centrodestra. Io dico, questo è il punto, perché avevate un candidato bravo, tra l'altro, io lo dicevo in tempi non sospetti, lo ripeto adesso, che era Mario Acciuto, sindaco visionario, e da Roma vi hanno dettato le carte. Non è assolutamente vero. E vi hanno tolto di mezzo Mario Acciuto. Normali discussioni che capitano all'interno delle coalizioni e dei partiti come quelli che lei difende, e ci mancherebbe. Io sono un passionale, a me piace ogni volta dare un aggettivo rispetto alle persone con le quali mi interfaccio. Io sono un passionale, l'onorevole Aieta è un ottimista. Sempre. Il Movimento 5 Stelle e anche la lista di Carlo Tanzi avranno anche una responsabilità politica rispetto a questa impostazione. Allora, l'avete chiamato in causa, no? Certo. Grazie, perché vedevo che si accendevano e mi piaceva questo, tra virgolette, teatrino politico, perché per me... No, non c'è nessun teatrino. No, teatrino è brutto, perché stiamo parlando con passione. No, teatrino politico in senso shakespeariano. Perfetto. La cosa, io volevo un attimino portare la discussione anche sui temi, che secondo me sono fondamentali. Per dare, voglio dire, un contributo alla Calabria tutta, quindi credo che in questo si è d'accordo tutti. La mia figura mi impone, se il direttore mi dà il permesso di avviare una discussione del genere, per quanto riguarda l'approccio alla disabilità. Io sono felicissimo che all'interno del programma di Aiello ci sia, alle prime pagine si parla di approccio alla disabilità, che per me è fondamentale. Come dico sempre io, la patologia è mia, ma si diventa diversamente abili quando le istituzioni e di conseguenza la società civile ti porta ad essere un diverso. Pippo Callipo non ha scritto pagine, non fa didattica, ma è da 50 anni vicino a questi problemi. Posso finire un attimo un ragionamento? Concretamente. Ci tengo a sottolineare due azioni importanti, ovvero il PEBA, sapete cos'è? Cosa? Okay. Il PEBA. Piano eliminazione barriere architettoniche. Le dico un attimo una cosa, è una legge che esiste dall'86. Sì. In tutti i comuni dovevano obbligatoriamente adottare al proprio interno il cosiddetto PEBA. Non è mai stato fatto in Italia, ma in Calabria benché meno, in qualche città d'Italia non è stato fatto. Il PEBA all'interno dei comuni non esiste in tutti i comuni italiani, glielo garantisco. Sì, ma in Calabria alcuni comuni lo hanno adottato la regione ha finanziato i programmi per la programmazione. La regione. Un attimo. Scusa, ma li ho seguiti personalmente, ecco perché mi permetto. Non c'è mi dice un comune che ha proprio all'interno del consiglio comunale ha il PEBA? Non è che ha il PEBA, ma ha potuto utilizzare la legge PEBA regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sì, l'abbattimento delle barriere architettoniche è obbligatorio perché ogni finanziamento, che sia regionale, che sia nazionale, che sia europeo, no, deve comunque essere la dicitura abbattimento di barriere architettoniche, se no non ti finanziano un euro. Certo. Quindi questo è ovvio. Il PEBA che cos'è? Il piano eliminazione delle barriere architettoniche, perché è importante?
perché uno pianifica a breve, medio e lungo termine le azioni in un comune che deve, un'amministrazione deve fare appunto rispetto a questo tema. Nei piani strutturali, ti chiedo scusa se ti interrompo, nei piani strutturali hai inserito il PEBA, di nuova approvazione? Mi dice gentilmente, sì. Ripeto, un comune in Calabria dove c'è un'agibilità per le persone con disabilità in maniera fruibile. Oddio, io abito in una cittadina che è Castrovillari, sì. Che voglio dire, per quanto riguarda l'abbattimento di barriere architettoniche, abbiamo lottato con il Meetup Castrovillari a 5 Stelle per far passare anche il cosiddetto PEBA in consiglio comunale, facendo una raccolta firme. Ma è stato ignorato dalla nostra amministrazione. Però ti posso dire, questo è un tema troppo forse... È stata anche molto attenta a questo tema. Insomma, chi? Abbiamo un Cosenza, la città di Cosenza. Un percorso tattile importante, marciapiedi, allora, nuovi fatti rispetto a questi misura. Temi siamo tutti d'accordo. Il punto è la credibilità rispetto a chi questi programmi è in grado di attuarli e chi invece li scrive, riscrive le paginette, diciamo, per presentarsi in campagna elettorale. E questo sbaglia perché bisogna attuarla, perché la legge solo perché c'è la legge. Scusa, no, scusa una, fatto, una, però questo poi lo scopri, mi fate una cosa battuta, importante, no, che lo scopri può utile perché se c'è un candidato che porta la credibilità lo dimostra concretamente. Vi chiedo scusa che questo non lo sa nessuno, lo scopriamo dopo, ma lo dico giusto per conoscere i porti turistici calabresi. Oggi sono dotati di sollevatori per disabili, a cominciare dal mio Cetraro, che è stato il primo porto in Calabria, per un provvedimento che fece all'epoca in Consiglio regionale. Bene, allora che io ribadisco, che cos'è la sala blu? La sala blu, per esempio, è il servizio di Trenitalia che permette alle persone con mobilità ridotta di poter accedere a un treno. Bene, io le dico. Afferisce però a Trenitalia, nel senso che adesso la regione c'entra poco, poi possiamo parlare di mille aspetti. Le voglio spiegare problema. Perché ho detto però, sala blu e perché ho usato la sala blu. Per esempio, per fortuna la Freccia Argento è arrivata dopo anni e anni di alta velocità a Sibari. Grazie a chi? Scusa, una domanda. Grazie a chi è arrivata a Sibari? Rosa Silvana Abate. E per le chi? Rosa Silvana no, ai soldi Abate. Della regione Calabria. Scusami, al denaro messo dalla regione Calabria. L'azione è stato fatto dai parlamentari del qualcosa? Movimento. Io ti faccio l'elenco. Dovresti chiedere a Tanzi, che è stato con noi 5 anni, che conosce quello che abbiamo fatto. Altro che cosa l'avete fatto? È sempre il doversi attribuire meriti di politiche inesistenti. Io voglio parlare dei fatti, che queste chiacchiere, io lo sai come le conosco. A Quindale le conosco. Io a Quindale le conosco. Se tu vuoi parlare con me, parla di fatti. Che non pensare di venire qui a fare la maestrina e a puntare l'indice, che non te lo faccio puntare. Per l'amor di Dio, questo non potrei mai farlo, perché assolutamente. Però non pensare di venire qui a darmi lezioncine. No, non vengo a dare lezioni a lei. Però è inutile continuare a parlare di parla del merito, stiamo parlando di disabilità, parla del merito delle cose che ti ho detto. Intanto mi piace, le propongo questo modo in cui per me Presidente Tanzi parla della disabilità, vi chiama diversamente normali, quindi già iniziamo a rientrare tutti nello stesso vado ancora più avanti. E le dico, io non sono né diversamente normale né diversamente una persona, è una persona. Io onestamente sui termini stiamo parlando di provvedimenti, se ci sono o no, non di teoria. Quali sono gli argomenti, i provvedimenti, i fatti? Questo ti interessa. Io ho fatto il sindaco, va bene, e io mi sono posto il problema dei disabili. Io in consiglio regionale ho finanziato associazioni che portano i ragazzi down e non vedenti sotto
contacto, capito? Perciò faccio l'azione. Se io le dico, ogni singola azione che viene fatta può essere anche meritevole e le faccio un plauso. Il problema è un altro. Il problema è avere una progettualità per rendere le persone autonome. Luca, va bene, il messaggio è passato perfettamente. Prima lui diceva giustamente che al di là dei programmi, giusto, torniamo sul punto che poi ci siamo interrotti, bisogna vedere quella che è l'attuazione, no? Certo. Allora, prima mi pare che si parlava un po', ci sono ancora un po' di scorie rispetto alla composizione delle liste, no? Allora, perché c'è Tanzino ha appoggiato Callipo piuttosto che Aiello, non ha appoggiato Callipo, eccetera, eccetera. Invece mi pare, questo lo volevo chiedere alla Pastore, che il centrodestra invece poi alla fine si è compattato, voi avete questa immagine, mi pare, no? Di compattezza che può essere una garanzia rispetto all'attuazione del programma, come diceva lui. Sì, assolutamente sì, dovevamo andare compatti come centrodestra. Perché se una coalizione segue un progetto, un programma, bisogna, come diceva Luigi De Rose prima, compattarsi e andare avanti insieme. Questo è stato fondamentale e devo dire che anche qui Mario Occhiuto, insomma, ha dato giustamente spazio alla nostra candidata presidente Iole Santelli in nome proprio di questa coalizione e dimostrando che dobbiamo andare avanti uniti. Ma l'aggregazione di più anime non significa che poi ci sia come dire, più probabilità di attuare il problema, perché probabilmente i fatti ci hanno dimostrato che invece spesso è il contrario, cioè mettere insieme più voci significa spesso creare degli squilibri. Non è un problema che abbiamo noi. Iole Santelli è stata chiara nella sua presentazione. Io ho sentito già discutere sull'assessorato all'agricoltura. Però Iole Santelli, la nostra candidata presidente, è convinto ancora in Calabria che si vinca con le alleanze. Noi con Iole Santelli siamo convinti che si vincerà con le proposte. Sì, con le proposte. Iole ha già bloccato chiaramente tutte queste avanzate. Richiesta che lei ha già bloccato dicendo arriviamo, ci aspettiamo e poi si vede. Può essere legittimo, poi dipende cosa deciderà. Sì, ma tutto possiamo chiedere tutti. Io mi alzo e chiederò qualcosa. Si vedrà dopo, che vuol dire? È ancora presto per questo. È bellissimo a vedere, per me, scusate se uso di nuovo questa espressione, questo teatrino politico che si... questa espressione però, la respingo, perché non mi sento un teatrante. Perché, io lo capisco, perché loro sono stati abituati ad etichettare la politica come luogo di teatrino, bravo, siamo anche persone normali, come dici tu, che ci siamo prestati, questa te la devo dire, ci siamo prestate alla politica e stiamo lavorando e stiamo facendo. Io da amministratrice del Comune di Cosenza posso dire che veramente io parlo di teatrino quando si usano determinate espressioni, tipo nel momento in cui prima parlavate di persone che saltano da destra a sinistra, per me quello è teatrino politico. Certo. Per me il teatrino politico è quando voglio dire di cui voi siete protagonisti, perché il senso è siete voi protagonisti. E invece come lo valuti questa polemica, per esempio, di Morra verso il vostro candidato? Ecco, questo ce l'eravamo scordati. Allora, io non capisco, sinceramente, chiedo perché non la capisco. Non la capisco neanche io. Guarda, pensate noi che siamo al di fuori. Se non vi capite voi stessi. Pensate noi che siamo al di fuori. Intellettuale dei candidati. Tu hai l'onestà intellettuale, ti auguro le migliori cose per la tua campagna elettorale. Certo, non è che la possiamo caricare a lui. Scusa un attimo. Perché ora sono diverse le cose che tu non comprendo. Io non comprendo neanche la scelta del signor Callipo, che per me è un signor imprenditore, un grandissimo imprenditore. Adesso dico i numeri. Però per me è un pessimo politico, soprattutto quando oggi mi viene a parlare di voto utile.
mettendosi, infischiandosene dei concetti di democrazia, non può che essere questo, tant'è che da un'altra parte, per e cui, tutta una serie di cose. Ma quello che risulta strano è perché poi i calabresi per fortuna non hanno la memoria così corta. Voi siete contro i professionisti della politica, chi io, dalla professione io dico si solo che in il signor Calipo 10 anni fa, andando contro il PD, presentando le sue liste civiche, ha di fatto consegnato la regione a Scopelliti. La volta scorsa invece ha sostenuto Vandaferro e oggi mi diventa improvvisamente nottetempo, forse sarà stata la disperazione nel cercare il candidato corretto, perché fra un po' arrivava insieme a Gesù Bambino. Pippo Callipo no, devo dire la verità, è stato più bravo. La Santelli effettivamente è arrivata quasi con Gesù Bambino qualche giorno prima di Natale. Però mi perdoni, oggi diventa il collante della sinistra. Non è che diventi il collante della sinistra. Pippo Callipo presenta un progetto. È vero che e il PD decide di sostenere il progetto di Pippo Callipo. È semplice come ragionamento. Però qua forse stiamo andando oltre. Rispetto l'imprenditore, anche perché purtroppo. E poi devo dire la verità. Ora, onestamente, questa gliela devo dire perché la vivo sulle mie spalle ed è una cosa che mi dà fastidio. Il nome della lista in cui lei si è presentato a me dà fastidio. Perché il signor Callipo, giustamente, dice io resto in Calabria perché ha un evidentissimo motivo per restare. Sa quanti imprenditori vanno fuori regione per portare le proprie ricchezze? Sa qual è la percentuale? Sa qual è la percentuale di imprese che in Calabria si sposta all'estero dove è più conveniente, si pagano meno tassi, dipendenti costano di meno, c'è meno burocrazia, non ci sono i sindacati, lo sa? Non c'è la delinquenza, lo sa? Non mi può far passare il messaggio che chi resta in Calabria ha un valore aggiunto rispetto a chi va via? Chi va via? Rispetto a tanti imprenditori che preferiscono facilitazioni che vengono da altri paesi, per me è un valore aggiunto. Non ha accettato un posto di lavoro clientelare. Chi? E dovrebbe essere un diritto il lavoro. Noi avremmo tutti il diritto di rimanere in Calabria, non solo chi ha un motivo per rimanere in Calabria ha diritto di rimanere in Calabria. Quindi quello slogan, per me che sono costretta a viaggiare con le valigie realmente piene di lacrime, amare all'andata e di gioia al ritorno, rimaniamo in Calabria, rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di cambiare l'andazzo generale e per fare in modo che tutti restino in Calabria. Rinnovare la classe politica e rinnovare anche una classe dirigente che ci ha portato allo sfacelo. E su questo penso che siamo d'accordo. Le posso dire una cosa, io le racconto la mia esperienza. Io sono stato un pendolare Roma-Cosenza per 12 anni, tutti i fine settimana in autobus me ne scendevo. Ho deciso di tornare in Calabria. Beata lei che può prendere l'auto. Però guardi, questa cosa qui è fuori luogo. Guardi, io la rispetto, la rispetto tantissimo. Però questa cosa è veramente, io le chiedo scusa. Le chiedo scusa perché stavo dicendo una cosa seria. Guardi, la battuta la facciamo dopo. Ma veramente, guardi, ma non glielo dico per fare polemiche. È una cosa importante perché 180.000 calabresi si recano altrove in cerca di un'occupazione. Lei, la candidata di Tanzi, giustamente sottolineava un aspetto importante. Io vado a centrare un punto secondo me imprescindibile, che secondo me deve essere portato avanti dal Movimento 5 Stelle, dalla coalizione di centrosinistra, dalla coalizione di centrodestra, dalla coalizione di tanti, da chiunque. Si deve portare avanti una programmazione seria sulle idee. Questa è l'unica, per dare una speranza alla Calabria. Io stavo dicendo, sono stato 12 anni un pendolare, sono tornato in Calabria, io un po' di coraggio di restare credo di averlo avuto, perché non avevo nessun posto fisso, mi sono messo in gioco con la libera professione, mi rendo conto che c'è anche chi non lo può fare, e allora io quello che mi auguro è non assistere davvero a un teatrino di fronte a una battuta quando ci sono dei problemi, ma cercare di sederci intorno al tavolo anche con chi non verrà eletto, perché chi ci deve mettere la faccia deve portare delle idee. Quindi a queste condizioni, senza tirare per la giacchetta dicendo è importante per i giovani, lavoriamo per garantire un futuro ai giovani calabresi, altrimenti, lo ripeto qui ancora una volta, potremo anche entrare in consiglio regionale, ma il 27 di gennaio del 2020 i calabresi verranno a prenderci a calci, certo. E io non ci sto a questo, perché a 33 anni un ragazzo che si candida, e lo dico e non dovrei dirlo perché politicamente non è corretto, la prima cosa che si gioca è la faccia, sì. E io non la metto in gioco,
per fare teatrini, quindi mi perdoni se richiamo quello che ha detto Massimo, lei. Massimo, hai 5 minuti. È il sistema che non va Massimo. Bene, ci sono sicuramente dei candidati di valore in ogni lista, però onestamente, anche se penso ai suoi colleghi all'interno del suo schieramento, abbiamo un candidato leghista per cui ci stanno prendendo in giro in tutta Italia e ci abbiamo altri 4 candidati che devono restituire soldi alla Regione. Dove vogliamo andare in queste condizioni? Ma l'ho detto prima però, ho detto questa volta c'è una scelta. Sono i cittadini che devono scegliere, l'abbiamo detto prima. E per prima. Fortuna il voto è libero e segreto. Libero, e io confido segreto. Nei cittadini e anche noi attenti, stanchi. Di persone per bene, ce ne siamo tanti. E quindi il cittadino a scegliere. Però sa qual è il problema? Lei sicuramente, indubbiamente è una persona per bene, però purtroppo fa parte di un sistema che ormai è marcio. Non sono quando viene definito d'accordo. Partito unico della torta, è vero, no. Perché altrimenti non si spiegherebbe la candidatura di Callipo, non si spiegherebbero tante cose. E allora il partito è unico, tanto l'abbiamo visto durante la notte, le casacche cambiano e su questo eravamo d'accordo, mi sembrava di capire. Quello che vediamo all'interno degli schieramenti, se guardiamo poi ogni singolo candidato, non ci mettiamo qui a fare i nomi. Anche però perché a me non, sa non che piace cos'è. Parlare intanto ecco, delle persone infatti che non ci sono. No, questi sono sempre dati di realtà, non facciamo nomi però allora, è un dato di realtà. No, però abbiamo... non mi piace parlare male delle esatto. persone che non conosco, appunto. Però, sono delle persone che si sono candidate. È la Corte dei Conti che tu... parla, non è che sto parlando perfetto, io. Perfetto, però non sarò io a parlare male delle persone che non sono presenti, perché se ci guardiamo in faccia possiamo anche avere uno scontro, ma se le persone gennaio, sono assenti o scontro e dietro le persone giusto. Che non guardo negli occhi non lo faccio. No, però non possiamo neanche far passare lo faccio. Io non sto facendo passare come il messaggio. Nello schieramento no, scusa, ci fossero tutte persone per bene. No, io non ho detto, allora lei non ha seguito però quello che ho Santelli. Detto. Da 20 anni io ancora vorrei capire questa donna in tutti questi anni realmente cosa abbia fatto, a parte insegnarci cosa il 27 esiste. Gennaio cosa no, mi perdoni, no, mi perdoni no, però, onorevole Ieta, mi perdoni perché no, questa è una cosa a cui devo rispondere è una donna. L'onorevole Santelli oltre ad aver realizzato tantissime cose tra cui le carceri, i tribunali. A Castrovillari chi l'ha fatto il tribunale? Iole Santelli. È opera di Iole Santelli, visto che la nostra città dovremmo ricordarcelo. Ha sempre lottato per la legalità, sottosegretario. Terzo punto, è stata l'unica persona che ha dato un insegnamento passionale, che è la stessa passione, lo stesso criterio con il quale noi ci stiamo presentando ai calabresi, perché siamo tutti con la passione per la politica e per la nostra terra. Si è dimessa da sottosegretaria al lavoro, si è dimessa dalla poltrona per tener fede a un impegno politico verso il partito che l'ha certo. sempre rappresentata. La sua coerenza in dubbio. Ma trovatemi un politico che lascia la poltrona per rimanere coerente. La cosa peggiore è parlare, è parlare dei singoli, no? È la quello cosa che dicevo prima, ha ragione cioè, l'onorevole. Devo dire che ha ragione l'onorevole. Questa la politica. Perché se dobbiamo fare parlare delle persone, da censori che dispensano pagelle di onestà, sì. Poi ma non, quando sono dimostriamolo, pratico, sì, fanno le vero. Peggiori cose. Ma lasciamo perdere. Io immagino un dato politico del 27 gennaio. Io sono stato vi ho fatto parlare, mo ascoltatemi però, se no. Anche perché sono il più esperto, nel senso come anni di istituzioni. Abbiamo un minuto, Io immagino il 27, non succederà, quindi lo immagino, è un film, perché la realtà sarà un'altra il 27, perché il 27 vincerà Pippo Calli. Vabbè, ma ammesso che noi stessimo davanti a un film e dovesse vincere la mia amica Iole Santelli, ma voi immaginate, no? Cosa diventerebbe il Consiglio regionale? Tirata a destra e a manca da tutti quelli che hai. Voi con Oliveri avete una certa esperienza. Che hai imbarcato. Alla luce della mia esperienza ti dico questo. No, no. Alla luce di tutti quelli che hai imbarcato di tutto e di più. E quelli saranno eletti. Non saranno eletti tanto le giovani, unico, le risorse, perché sono quelli che però spostano il consenso adesso, da destra adesso a deve rispondere. Con un pericolo nuovo che è la Lega. Io un pericolo nuovo, cioè, un pericolo nuovo. Non solo per il Consiglio regionale, ma anche in Parlamento. Immaginato.
Questo film assolutamente no. Il 27 conosco... in consiglio regionale. Dipende dall'autorevolezza del presidente. Sì. E secondo me lei dipende dall'autorevolezza del presidente. Anche perché voi e lei era consigliere regionale, onorevole Aieta, mi perdoni. Tu pensi che Oliverio fosse meno autorevole? No, io posso dire una cosa. Io posso dire una cosa e lei mi può essere testimone rispetto alla veridicità di quello che sto per affermare. Il consiglio regionale non si riuniva più. No, chi l'ha detto? Sì. Sbagli. Ma proprio di grosso. Va bene. La mia commissione, che è la commissione bilancio, ha approvato 101 leggi. Il consiglio regionale non si riuniva. L'assise regionale. Era un altro problema. L'assise si riunisce due volte al mese. Io credo che Io credo che Iole Santelli le cose saranno un po' diverse. Bene, noi dobbiamo chiudere. Iole Santelli, il consiglio regionale lo convoca il presidente. Grazie. Il concerto comunque con la Scusate, grazie per essere stati con noi. I cittadini vi hanno ascoltato, quelli che hanno avuto la bontà di scegliere la nostra rete. Massimo, noi ci vediamo domani, abbiamo un'altra puntata. Arriverò puntuale. Un'altra puntata, altri candidati, altre idee, altri programmi da mettere in circuito, poi giusto che più cose, più elementi a disposizione dei cittadini, più possibilità di scegliere in maniera corretta, libera e democratica. Arrivederci. Arrivederci.